Buon pomeriggio. Diceva il grande Ezio Raimondi, nella voce dei libri, un bellissimo libretto pubblicato da Mulino che per chi ama la lettura suggerisco di acquistarlo, leggerlo e meditare tutto quello che dice. Diceva, il libro vero parla sempre al momento giusto, lo inventa lui il momento giusto, con il colore della parola, con la singolarità della battuta, con il piacere della scrittura. Tutto questo lo si trova dentro a questo stupendo libro di Vito Mancuso, Il bisogno di pensare, pubblicato da Garzanti. Con Vito Mancuso abbiamo il piacere di avere Stefano Bolognini, grande psicanalista, e il direttore della Repubblica di Bologna, Giovanni Agidio. Il tutto è all'interno di un ciclo che si chiama La voce dei libri all'Archiginnasio, è il sesto incontro di 11 incontri che abbiamo programmato da settembre a dicembre 2017. La cosa è organizzata dalle librerie Coop con il patrocinio del Comune di Bologna, dell'Istituzione delle Biblioteche e con la meravigliosa collaborazione della Biblioteca dell'Archiginnasio in questa stupenda sala. Lo sponsor di tutto è Coop Alleanza 3.0. Abbiamo poi il piacere di avere in questo ciclo i giovani della Galante Garone che leggeranno alcuni brani del libro. Quindi, prima di finire, Vito, voglio solo dirti che oggi, mentre sfogliamo una serie di cose, ho trovato una frase che secondo me è perfetta per il tuo libro. Te la leggo prima che tu cominci a parlare. Diceva, pensare è molto difficile, per questo la maggior parte della gente giudica. La riflessione richiede tempo, perciò chi riflette, già per questo, non ha modo di esprimere continuamente giudizi. Questo è uno che si chiama Gustav Jung. Dentro a ragione e sentimento. Quindi ringrazio di tutto e do i giovani che cominciano a fare la lettura. Prego. Vai. Pensanti e non pensanti. Quanti anni avete? 17, 21, 55, ormai quasi 60, o forse sono già 80. Qualunque età abbiate, io vi chiedo, qual è il vostro punto di orientamento in questa vita che scorre, che viene da una bianca sorgente che non conosciamo e va verso un mare nero che conosciamo ancor meno? Io, alla mia età, ancora mi chiedo a cosa affidarmi per trovare direzione e sostegno, perché di un sostegno ho bisogno. Questo è sicuro, questo lo sento. A volte con un dolore sottile e penetrante che mi pervade tutto il corpo, specialmente la sera. Anche voi l'avvertite talora? O non sapete neppure di cosa parlo? Mi capite? O pensate che io sia solo un disadattato cui concedere un sorriso di circostanza? Ebbene, io vi chiedo, quale punto di appoggio avete per sollevare il vostro mondo dalle bassure dell'esistenza quotidiana? Oppure non ve ne curate? Oppure preferite stare bassi, raso terra, a volte persino strisciare, perché si fa meno fatica e non c'è pericolo di cadere? Alcuni considerano questi discorsi filosofemi irritanti. Altri si sentono sprofondare nella noia al solo sentirli. Conosco l'obiezione. Vivere. A me basta vivere. Seguire il mio istinto e quello che mi va. Che me ne faccio di tutte queste teorie? Molti la pensano così. L'aveva già osservato Goethe quando scrisse a proposito della vita: tutti la vivono, non molti la conoscono. Schopenhauer, al suo solito, era ancora più tagliente. Se si considera attentamente quanto grande e palese sia per noi il problema dell'esistenza, di questa esistenza ambigua, tormentata, fuggevole e simile al sogno, e se poi si osserva come tutti gli uomini, tranne alcuni, pochi e rari, sembrano non rendersi conto di questo problema, anzi, non esserne affatto consapevoli, bensì preoccuparsi di tutto, meno che di questo. E se si riflette bene a ciò, io dico, si può cominciare a credere che l'uomo si chiami essere pensante, soltanto in un senso assai lato della parola. Come spiegare questa distinzione tra chi si pone le domande esistenziali e chi no? Io non so cosa rispondere. Non so perché qualcuno nasce con il bisogno di pensare e qualcun altro no. Per me si tratta di uno degli enigmi più grandi della condizione umana.
Mi vengono in mente le parole di Norberto Bobbio, quando, cogliendo a sua volta questa linea di divisione che attraversa il genere umano, affermò che, secondo lui, la differenza rilevante non passa tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti. Io appartengo a quegli esseri umani che hanno bisogno di pensare, e sottolineo bisogno, non necessità. Nel linguaggio ordinario i due termini sono sinonimi, ma io qui li distinguo, intendendo la necessità come un'urgenza che nasce da fuori, da una realtà esterna al soggetto e che gli si impone, e che per questo è fredda, severa, meccanica. E intendendo il bisogno come un'urgenza che nasce da dentro e che lo rende strettamente imparentato con il desiderio, e che per questo è caldo, ardente, potenzialmente creativo. Bene, buonasera a tutti. Comincerei, avete capito che a quelli di voi che non hanno ancora letto il libro, che è uscito da poco, che questo libro già dall'incipit si chiama, il titolo è Bisogno di pensare, ma naturalmente appunto ci si rende conto dall'inizio che riguarda, è un libro che riguarda l'uomo nel suo complesso, cioè è talmente vasta l'analisi che Mancuso inizia partendo dal pensiero, dai nostri bisogni, dal nostro disorientamento, perché la partenza è un po' sul nostro disorientamento, chiede quanti anni avete, cosa fate e qual è la leva a cui vi appoggiate per cercare di orientarvi nel mondo, che dovendo chiamare in causa uno psicanalista come il dottor Bolognini, la prima cosa che mi verrebbe da chiedergli è: queste domande che Mancuso mette all'inizio del suo viaggio all'interno del bisogno di pensare, per fare questo suo elogio del pensiero, sono domande che riguardano da vicino anche la psicanalisi, perché immagino che il disorientamento sia un tema abbastanza ricorrente in chi si rivolge a uno psicanalista. Allora volevo chiedergli se, leggendo questo libro, ha ritrovato delle riflessioni sue e anche dei suoi pazienti. Buonasera. Mi aggancerò alla domanda specifica proposta dal dottor Egidio, ma prima dirò due o tre cose generali e poi entrerò nello specifico del contributo che un analista, dopo aver letto questo straordinario libro, può fornire. Le cose generali sono queste. Il libro è una miniera, questo libro è una miniera. Ha una profondità culturale e, diciamo, pure sapienziale, nel senso etimologico sollecitato da Mancuso, di avere sapore, assolutamente originali e profondi, appunto. La caratteristica principale di questo libro è che ha una certa, anzi una decisa universalità, cioè può riguardare tutti noi. Ci accompagna in una serie di quesiti, di inquietudini, di domande, e propone anche alcune risposte che sono però presentate in maniera molto consapevolmente personale. Mancuso dice: io la penso così, anzi, io la vivo così. E mi veniva in mente un'espressione, ripensando al suo modo di proporre queste idee. Lui crea ponti, nel senso che si rivolge continuamente a qualcuno, a un lettore che potrebbe essere un compagno di strada, un compagno di cammino, ma non pontifica, nel senso che non fa cadere dall'alto queste sue riflessioni o tutta la cultura veramente vasta e impressionante con cui arricchisce il suo discorso. La seconda caratteristica è che questa cultura viene proposta, non viene imposta. Non c'è niente che non sia spiegato bene, anche la parola spiegare
togliere le pieghe è spiegata bene ed è leggibile a tutti i possibili livelli culturali, cioè l'interlocutore può essere una persona di cultura superiore, media o perfino modesta, ma troverà spiegato tutto quello che c'è scritto, si capisce tutto. Lo segnalo perché non è così frequente. Molto spesso testi di alto livello, e questo lo è, contengono sincretismi, cioè delle semplificazioni sintetizzanti, mentre qui invece tutto è appunto presentato in maniera comprensibile. Questo si collega a una caratteristica che, qui entriamo già più nello psicoanalitico, diciamo, che mi è caro sottolineare, che è quella di un dialogo in cui chi parla non parla dall'alto. Mancuso sa un sacco di cose, spazia con facilità dalla cultura classica a quella medievale, a quella illuministica e via dicendo, ma ne parla dal livello dell'interlocutore. E anche quando propone degli oggetti di studio, di ammirazione o perfino di amore, sono oggetti visti casomai piuttosto in alto, li vede in alto, ma lui ce ne parla dal nostro livello. E in questo ha una sua singolarità. Figuratevi appunto non qualcuno che parla come rappresentante dell'oggetto ideale, ma come qualcuno che insieme a noi da giù guarda verso l'alto, è un innamorato che guarda verso l'alto. Il punto di vista psicoanalitico sui temi proposti non è spendibile, cioè non c'è, nel senso che nella maggior parte dei casi i temi culturali proposti vanno oltre il campo della psicoanalisi, sono temi filosofici, esistenziali, sul destino dell'uomo, sulla verità o realtà dell'esistenza di altri livelli oltre a quelli che comunemente frequentiamo nella nostra mente. Questo non è di competenza dello psicoanalista, salvo che nei casi in cui lo psicoanalista, come un cane da caccia, fiuti qualcosa di difensivo in quello che viene presentato, anche nei testi di filosofia. Nel senso che un analista, per sua abitudine professionale, sente nelle teorizzazioni alle volte l'eccesso di razionalizzazione come difesa dal contatto con i sentimenti e con il sé, trova le formulazioni ossessive oppure le scissioni tra figure interne del mondo interno del paziente, per cui tutto il bene da una parte, tutto il male dall'altra e via di questo passo. Lì gli analisti drizzano le orecchie appunto come cani da caccia. Ma i contenuti dei temi filosofici, no, quelli non sono di nostra competenza. È vero che Freud aveva scritto, per esempio, un saggio importantissimo che si chiamava L'avvenire di un'illusione, nel quale analizzava alcuni aspetti sicuramente difensivi di alcuni modi di credere in Dio. Tipo, per esempio, cito i più comuni, il bisogno di sentirsi sempre accompagnati, visti, supportati da un equivalente genitoriale, perché anche da grandi ne abbiamo bisogno. E questo è qualcosa di difensivo, ma in questo non si esaurisce l'afflato religioso, che è molto più complesso. Proprio in questi anni molti colleghi analisti studiano, ad esempio, il sentimento oceanico fusionale con una madre primigenia, che è quello che provano i neonati e i lattanti nei confronti della mamma
e che viene riprodotto in alcuni vissuti religiosi come elemento di aiuto al contatto emotivo con se stessi e con il mondo. Detta in altri termini, la questione quindi è molto più complicata. Gli analisti possono individuare dei modi di funzionare cui gli esseri umani fanno ricorso, possono comprendere quando questi sono difensivi, ma si fermano di fronte ad aree e modi del comportamento psichico umano che non sono di competenza dell'analista, nel senso che sono una fisiologia che segue i suoi percorsi. Ecco, io non voglio essere troppo lungo in questa prima esposizione, penso che dopo ci sarà modo di dialogare anche su altri punti e, se del caso, dirò anche alcune perplessità, proprio per non essere solo elogiativo e per non dare un'immagine di adesione totale alla visione delle cose di Mancuso, che pure ci dà una generosissima possibilità di escursione in campi del pensiero che non sono oggi purtroppo assolutamente frequentati. Ci offre delle sensazioni di pensabilità in panorami che ci sono inusuali e ci offre anche la calma per poter pensare insieme a queste cose. La nostra epoca non dà molto spazio al pensiero, lo sappiamo bene. Nel richiamo di Mancuso all'amore per la cultura, all'amore per la filosofia e al suo amore anche per la teologia, si respirano atmosfere che sinceramente negli ultimi anni mi erano diventate impossibili a praticarsi. Ho casomai dei ricordi di altre epoche, degli anni 50 e 60, quando il fatto di pensare era più comune, eravamo meno occlusi e ossessionati dal bombardamento delle immagini, delle produzioni altrui. Capitava di più di parlare con qualcuno di qualcosa, anziché di essere soggetti passivi del bombardamento quotidiano. Questo piacere l'ho ritrovato leggendo questo libro, che appunto è scritto, secondo me, più da un compagno di viaggio che da un maestro che parla ex cattedra. Questa è la prima cosa che direi. Grazie. Adesso c'è una seconda breve lettura. L'amore come verifica. La questione del baricentro, esterno o interno, rispetto all'esistenza, si traduce nella questione del primato o meno dell'amore. In chi ama, infatti, il baricentro è necessariamente al di fuori del proprio sé, perché è inevitabile che l'amore crei dipendenza. Non c'è proprio nulla da fare. Se c'è amore, c'è dipendenza. E se non c'è amore, non c'è dipendenza. E chi non fosse d'accordo, consideri che sto parlando dell'amore. L'amore vuole tutto, tutto il tempo e tutto lo spazio dell'amata o dell'amato. E vuole a sua volta darsi tutto, tutto il suo tempo e tutto il suo spazio, per farsi dimora dell'amato o dell'amata. L'amore è un legame totale. Ma nella misura in cui, amando, ci si lega totalmente, è inevitabile che si finisca per dipendere e così perdere la piena padronanza di sé. Precisamente per questo, le spiritualità e le filosofie che mirano all'indipendenza e alla perfetta padronanza di sé mettono sistematicamente in guardia i loro seguaci dalle passioni, soprattutto dalla passione amorosa. In questa prospettiva ci si rifà all'etimologia del verbo desiderare, spiegata dai linguisti come cessare di contemplare le stelle,
sostenendo che si desidera perché ci si è distaccati dal ritmo cosmico, mentre bisogna compiere il movimento opposto e dal desiderare passare al considerare, etimologicamente spiegato come osservare le stelle. Per quanto mi riguarda, però, sento che se dovessi smettere di desiderare, la sorte per me sarebbe un'altra. Non considerare, bensì assiderare, risultare freddo, rigido, ghiacciato. Io penso, infatti, che la vita umana non sia fatta per gli immensi spazi siderali e per la logica conseguente che dice sì con gioia a tutto quanto avviene nel mondo, perché pensa che tutto è grazia e coltiva l'amore per il fato o per la provvidenza. Penso piuttosto che la vita sia fatta per gli spazi ristretti di questo nostro pianeta, o forse meglio, per gli spazi ancora più ristretti di questo nostro organismo, e che, di conseguenza, la nostra logica vitale sia dotata di un analogo senso del limite, in base al quale non tutto è grazia, ma qualcosa, purtroppo, è disgrazia, per cui non è possibile nutrire amore verso tutto. Ho detto che il ragionamento sul desiderio a cui questo brano faceva riferimento nel libro viene affrontato quasi subito all'inizio, perché si pone davanti Mancuso alle teorie zen, diciamo quelle attigue, che considerano una via per la felicità il non desiderio, e lui spiega la sua posizione e rivendica il fatto che desiderare sia invece salvifico. Semmai ragiona sul fatto che sul come desiderare, non tutto, ma cercando di canalizzare verso tutto, verso un unico più complessivo desiderio. E siccome in questo brano si parla anche di amore, di desiderio, a un certo punto Mancuso parla anche di un suo grande amore per Sofia e parla anche di un altro amore, di un'altra grande attrazione per Follia. Quindi diciamo, arriva a vivere una contrapposizione abbastanza classica che è nel suo pensiero e che in qualche maniera attraversa tutto il libro, perché poi è la contrapposizione che si ritrova tra logos e caos, proseguendo nel racconto in riferimento ai classici. Quindi io penso che se potessimo parlare brevemente per cercare di spiegare la tua attrazione per Sofia e allo stesso tempo la tua attrazione per Follia, che è il suo opposto, o comunque può essere spesso il suo opposto, forse potremmo far entrare un po' di più i nostri ospiti nel cuore del libro. Ecco, buonasera e grazie di esserci. Così tanti questa sera, io sono proprio contento, anche un po' emozionato e va bene. Grazie a coloro che hanno organizzato. Poi sapete, presentare i libri è sempre c'è anche una dimensione umana. Vedo davanti a me il mio editore, vedo davanti a me mia moglie, vedo davanti a te i miei amici e vedo davanti a me tanta gente che conosco. Non sono bolognese, ma ormai vivo da 6 anni in questa città, quindi tanti volti li conosco, sono familiari. Quindi, anzitutto c'è questa dimensione umana, no? Che io non posso non riconoscere, no? Questa sera, in questo momento. Una celebrazione dell'amicizia, una celebrazione della stima reciproca. Poi, un'altra cosa che vorrei dire è che per me è molto significativo essere seduto accanto a Stefano Bolognini, il presidente della Società Psicanalitica Internazionale, praticamente il successore di Sigmund Freud. È molto significativo e lo ritengo come non solo qualcosa che mi fa molto piacere, ma qualcosa che ricerco.
Io penso che la disciplina che io rappresento, la teologia, sia rivestita di per tanti aspetti di polvere, sia poco credibile, sia invecchiata, zoppicante, malaticcia, ha paura dell'aria fresca, dell'aria del confronto col mondo, si richiude solamente nelle sue stanze e non apre mai l'aria, le finestre per cambiare l'aria, e sono lì, e c'è questo senso, almeno questa è la mia impressione. E io invece da sempre, da quando ho cominciato a fare questo mestiere, in realtà ricerco colloqui, confronti, un po' timoroso, un po' senza paura, ma comunque per me queste cose sono vitali, no? E potrei fare tanti esempi di questa cosa, ma la chiudo dicendo che tre giorni fa, non mi ricordo, ero a Udine e si ragionava, alla scuola superiore dell'università, e si ragionava con un biologo e un neuroscienziato esattamente di questi problemi. Il mistero della mente, capace di pensiero, il lobo frontale. E io dicevo, ma questo lobo frontale, che è ciò che ci caratterizza a sua volta, è una costruzione. Lui diceva, la mente è una costruzione del mondo. E io dicevo, sì, la mente è una costruzione del mondo nel senso che costruisce il mondo, ma anche nel senso che è costruita dal mondo. È soggetto e oggetto, il genitivo del mondo è genitivo oggettivo e genitivo soggettivo. E questo è il grande, incredibile fenomeno che tutti noi pensanti dovremmo tentare di mettere a tema. Questo che Goethe chiamerebbe Urphänomen, il fenomeno primordiale, che dalle polveri primordiali dell'inizio, se sta il modello cosmologico che gli astrofisici ci presentano, sia emersa la res cogitans. Come diceva Cartesio, che da ciò che non pensa, da ciò che è informe, da ciò che è polvere, sia emersa una struttura così organizzata della materia primordiale da produrre il pensiero. E poi il pensiero produrre un pensiero che diventa responsabile, cioè un pensiero che si trasforma in azione responsabile, un pensiero che si innamora, un pensiero che vuole il bene, che vuole la giustizia, che ricerca il bello. Beh, questo è la nobiltà del fenomeno umano. Poi il fenomeno umano ha tante altre cose che sono ignobili e non nobili, però io ho imparato che quando dobbiamo giudicare qualcosa dobbiamo andare a vedere le cose migliori che questo qualcosa produce. Se voi volete giudicare una persona, dovete andare a vedere le cose migliori che fa, dove è veramente bravo. Se voi volete capire cos'è la musica, dovete andare a confrontarvi con i grandi, non con le bassure. Se volete capire la pittura, dovete confrontarvi con i grandi. Questo vale per... bisogna confrontarsi con i grandi, e quindi il fenomeno umano che siamo noi va capito, va compreso anzitutto nelle produzioni di vertice. Ed è quello che io, insomma, tento di fare. Quindi quando ricerco, quando sono a contatto con questo, appunto con la filosofia, con le scienze esatte, con la psicologia, la psicanalisi, io sento che si sta toccando qualcosa di cui il nostro tempo ha immensamente bisogno. Noi abbiamo bisogno di un pensiero che io chiamo spirituale, ma questo nel senso che parla alla nostra libertà. Quando io dico spirito, intendo rimandare a quella particolare disposizione della nostra energia costitutiva che è capace di originarietà, di riprodurre il nuovo e non semplicemente di riprodurre ciò che già c'era, che è capace di agire e non solo di reagire, di azione, non solo di reazione. E io nomino questa dimensione che c'è dentro di noi classicamente con il termine spirito. E abbiamo bisogno noi nel nostro tempo, secondo me, in maniera urgente di questo farmaco particolare per la nostra libertà, questa rinnovata spiritualità. Ma bisogna togliere il monopolio alle religioni costituite, le quali ritengono che spiritualità uguale religione, e poi la mia, nel senso che ciascuno pensa che la sua religione sia quella vera, togliere questo monopolio e dire voi contribuite, certo voi contribuite a questa dimensione, ma non siete gli unici, anche la filosofia, anche l'arte, anche la scienza, anche e di questo io penso la coscienza contemporanea sente che si può fidare.
se è un concerto e non un solista che esclude tutti gli altri, questa costruzione della spiritualità. Secondo me il nostro tempo ha bisogno di questo, ecco, per riscoprire un'idea che ci tenga insieme. Sapete, oggi io ero a Roma da Augias, nel programma che si chiama Quante Storie, e lui come l'ha cominciato? Facendo sentire la canzone di Giorgio Gaber, Un'idea, se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione, qualcuno la ricorderà. Io non la canto perché potrei anche, no? Non voglio rubare tempo. Mangiare un'idea, fare una rivoluzione. Noi dobbiamo mangiare un'idea per tornare a avere qualcosa che ci unisce, che parla delle nostre libertà e che le rende socievoli, nel senso soci, nel senso capaci di costituire società, soci. E uno costruisce società se si sente socio dell'altro, e ti senti socio dell'altro o se hai del denaro in comune, e vabbè, e queste sono le società economiche, o se hai delle idee in comune, dei valori in comune. È importante, è vitale per il nostro tempo trovare questo. Va bene, questo è per dire, uno, la dimensione umana, e adesso arrivo alla domanda che mi è stata fatta naturalmente da Giovanni Egidio, ma questo per dire la dimensione umana che in questo momento stiamo toccando, e soprattutto la dimensione spirituale che in questo momento abbiamo estremamente bisogno di momenti di confronto tra le discipline, chiamiamole umanistiche, e quelle scientifiche. Cioè, questo è per me decisivo. La domanda riguardava Sofia e follia. Io nel libro parlo di questo mio grande amore per Sofia, e poi a un certo punto dico, però devo essere onesto, devo confessarvi che io ho un'altra donna anche. Gioco un po', è un'altra donna che è un altro grande amore, che è follia. Sofia è follia. Mi viene in mente una frase di Hannah Arendt, che nel libro è ripresa. Io per scrivere questo libro mi sono confrontato, ho letto dalla prima pagina all'ultimo quel libro magnifico di Hannah Arendt, che è La vita della mente, dopo averne letti anche altri, L'origine del totalitarismo, Banalità del male, La vita della mente. E Hannah Arendt, me la sono trascritta in questo foglio di appunti per citarla, dice così: coloro che non sono innamorati della bellezza, della giustizia e della sapienza sono incapaci di pensiero. Cioè, volete pensare, non nel senso di avere pensieri, perché i pensieri ce li abbiamo tutti, anzi, fin troppi, pensieri che ci rendono pensierosi, nel senso di pesanti anche, pensieri come fastidi, la mente come un treno che produce rumore. Beh, questa cosa ce l'abbiamo tutti, anzi sarebbe meglio da questo punto di vista, e io nel libro ho un capitolo al riguardo, il bisogno di non pensare, sarebbe meglio liberare a volte la mente da questo rumore. Ma evidentemente non si parla di questo, si parla del pensiero che sorge come atto di libertà, non come reazione ai disagi o ai desideri o alle cupidigie, reazione, allora uno, il pensiero che reagisce, quelli, l'ho detto, sono cose, no, il pensiero come atto, nous, diceva Aristotele, nous poieticos, cioè il pensiero poetico, poetico ma nel senso che fa, che è attivo, poieine, fare, il pensiero che fa da sé, perché è attivo, non perché semplicemente reagisce. Ecco, per fare questo occorre essere innamorati della bellezza, della giustizia e della sapienza. Cosa succede a uno che è innamorato della bellezza, della giustizia e della sapienza? Cosa succede? Succede che va in giro nel mondo e non li trova. Succede che prende un sacco di sberle dalla vita quotidiana, perché spesso la bellezza, la giustizia e la sapienza non ci sono. E allora da lì nasce il pensiero. Nasce un pensiero come struggimento, come ricerca. Platone, la ricerca di un altro mondo, la verità mia, la mia verità, la verità di me non è qui. Io sento di essere innamorato della bellezza, della giustizia e della sapienza, queste cose di cui sono innamorato qui ci sono e non ci sono. Non sto dicendo che non ci sono per niente, ci sono, e come no? Ci sono dei momenti, ma a volte no, a volte sono calpestate, sfruttate,
sono infangate la bellezza, la giustizia, la sapienza. E cosa bisogna fare? Bisogna continuare, secondo me, a credere in questo, e di fronte a chi ritiene di parlare nel nome della bellezza, della giustizia, della sapienza, e invece non ne parla perché parla nel nome dei suoi interessi, di potere, di bottega e così via, bisogna convocare l'altra grande forza che esiste dentro di noi, che è follia, che è la capacità di dire di no, che è la capacità di negare, che è la capacità di introdurre caos. Elogio della follia, encomium morie, Erasmo da Rotterdam. Altro pensatore che per me è un punto di riferimento. Perché vedete, del resto Giovanni Egidio l'ha detto già molto bene, io sono convinto che noi siamo al cospetto di due, cioè al cospetto che noi conteniamo noi siamo un processo, noi, il mondo è un processo, e ciascuno di noi, che è un piccolo pezzo di mondo, macrocosmo, microcosmo, a sua volta riproduce le grandi dinamiche del processo cosmico, già a partire dal cuore, che è sistole e diastole, e dai polmoni, ispirazione, espirazione. E così l'universo si espande e al contempo si concentra, si aggrega, e voi non potete conoscere niente, non potete nominare neanche un ente che non sia aggregazione, risultato di aggregazione. L'universo continua a espandersi e accelera sempre più, e al contempo ci sono delle oasi in cui si contrae, fosse solo per mettere insieme l'ossigeno e l'idrogeno e formare l'acqua, che peraltro ci costituisce il 70% giù di lì, no? Quindi parliamo di gran parte di noi. E allora tu hai questa logica che vuole unire, e questa logica che vuole unire si chiama logos, legein vuol dire unire, e hai questa logica che vuole scompaginare, che continua ad andare avanti, accelerare, disunire. E sono le due leggi dell'universo che una persona matura, secondo me, deve riprodurre, proprio un fatto di fisiologia, deve riprodurre dentro di sé, e questa è la... Sofia? La dicotomia, si può dire dicotomia? Si può parlare di dicotomia, professor Bolognini, tra Sofia e follia, cioè tra sapienza e atteggiamento, provo un po' a semplificare, di positività, di fiducia, sì, e follia, che è la forza distruttiva, la forza antagonista. Dunque, prima mi veniva da fare una battuta, che era questa: se proprio c'è la propensione ad avere due amori, io consiglierei vivamente di tenere la follia come amante, ma di sposare quell'altra. Questo su un piano molto terra a terra. Naturalmente follia nel linguaggio, nella metafora utilizzata da Mancuso, significa ben altro che la malattia psichiatrica. Significa la capacità di spiazzare, di disgregare, di rimettere in discussione, di mettere in crisi, e quindi di sbloccare i cliché, di uscire dal seminato troppo rigido e riesplorare le cose. Da questo può nascere qualcosa di nuovo. E in questo credo che ci sia un suggerimento molto fertile. E la follia elogiata appunto ha questo significato di essere costruttivamente decostruttiva, per poi rimettere insieme i pezzi in una maniera che sia creativa. Il vissuto di, diciamo, l'ambizione, ecco direi, oltre che la raccomandazione, di orientare e, se possibile, addirittura organizzare il desiderio, è invece uno di quei punti in cui probabilmente il filosofo e lo psicoanalista divergono, perché lo psicoanalista assegna ai desideri una caratteristica di relativa indomabilità. Quel relativa è il punto sul quale possiamo dialogare, naturalmente. Così come
Mancuso non dice bisogna desiderare, bisogna amare, dice, parla di orientare queste disposizioni dello spirito, quindi suggerisce casomai una coltivazione di certe propensioni interiori, di certi orientamenti della ricerca personale. Però è vero che lì il filosofo e lo psicoanalista probabilmente hanno già vertici osservativi diversi. Dei tre orientamenti suggeriti da Mancuso nel capitolo sul desiderio, uno è: seguo tutti i desideri che mi attraversano, come una banderuola, diciamo, alla mercé del vento. Il secondo è: imparerò ad astenermi dal desiderio. Sembrerebbe una posizione zen, una posizione particolarmente ritirata. Ecco. La terza disposizione è: concentro il mio desiderio, lo indirizzo, lo concentro anche su un oggetto, su un qualcosa che possa contenere l'intensità dei desideri di cui l'essere umano è potenzialmente capace, e si capisce che, per esempio, concentro il mio desiderio sull'amore per la vita, su Dio inteso in un certo modo ampio che lui ci spiega nella seconda parte del libro. E qui effettivamente l'analista si ferma perché non è dato frequentemente di trovare qualcuno che possa decidere i propri desideri, che possa coltivarli o educarli in maniera tale da convergere verso un oggetto sufficientemente unitario. C'è un capitolo che mi ha molto toccato, mi ha molto colpito nel libro, ed è il capitolo in cui Mancuso rende omaggio, direi, anzi dà riconoscimento, senza alcuna enfasi, all'amore di sua madre e conseguentemente poi all'amore ricambiato per sua madre, individuando in questo un elemento formativo primigenio, cioè è una dotazione, è un patrimonio, anche se c'è una specie di contraddizione, il patrimonio che viene dalla madre, ma ugualmente è una ricchezza primaria che viene conferita, quando viene conferita, dalla fonte delle cure di chi si è occupato di noi. Credo sinceramente che sia più facile, o perlomeno più probabile, che qualcuno che ha ricevuto questo contributo, questa dotazione primaria, possa a sua volta nutrire un vissuto amorevole, amoroso, innamorato, verso qualcosa che ha una sufficiente unitarietà. Come analista conosco le mille vicissitudini dei tanti che non hanno potuto godere di questa dotazione primaria e che quindi si arrangiano, si muovono in modo conflittuale in quella che molte filosofie orientali chiamano come la samsara, cioè il pulviscolo confusivo di desideri, pulsioni, attrattive di qua e di là, e non riescono ad amare qualcosa di unitario, ma qui si va appunto nell'individuale, nel soggettivo e perfino nella storia di ognuno di noi. Nel capitolo, nel brano in cui fa riferimento Bolognini, cioè della madre, l'eredità di cui parla Mancuso è l'eredità di aver avuto uno sguardo sintetizzo fiducioso nei confronti della vita e della possibilità che sia un'esperienza positiva e che il bene, diciamo, abbia comunque la spunti fondamentalmente. Ma Bolognini prima parlava della difficoltà che lui riscontra come psicanalista e che è della nostra natura di riuscire a canalizzare i desideri, cioè a non esserne vittima in qualche maniera o comunque a non esserne in balia.
Ecco, Mancuso nella sua esperienza sui desideri, che tipo di esercizio fa, visto che parla a un certo punto anche della necessità di vincere se stessi, che ha abbastanza a che fare, credo, con le pulsioni e con i desideri che ci attraversano. Ma prima di tutto vorrei dire che secondo me il bene la spunta già adesso. Cioè, se noi possiamo essere, semplicemente esistere, se c'è, se ci sono gli enti e non c'è il caos degli inizi, beh, questo lo si deve alla logica relazionale che rende possibile gli enti. C'è anche la disarmonia nel farsi del mondo, quindi c'è anche la degenerazione, ma la nostra esistenza, l'esistenza della vita in questo universo freddo è inospitale per molti aspetti. Poi dipende, perché c'è anche un astronomo americano, padre George Coyne, che ho avuto la fortuna di conoscere e di discutere qualche volta con lui, che lui parla dell'universo fertile, bioamichevole. Vabbè, ma in ogni caso, io di questo sono, dico, la tesi è l'armonia, l'antitesi è la disarmonia. Tesi ed antitesi sono presenti. La vita non è semplicemente, appunto, armonia, ma questa dimensione è la condizione perché ci possa essere vita, anche quando si esprime disagio, anche quando si esprime malessere. Tutto questo può essere fatto perché qualcosa c'è, e qualcosa c'è perché c'è armonia relazionale che tiene insieme le nostre particelle, gli atomi e le molecole, i tessuti e le cellule, i tessuti, gli organi. Cioè, noi siamo un concerto di relazioni armoniose. Quando io dico bene, non intendo la dimensione etica anzitutto, intendo la dimensione fisica. Anzitutto la dimensione fisica, quella logica che è interna all'essere, che i fisici chiamano informazione, che dà forma all'energia. Qualunque cosa esista, anche questa sala, che cos'è questa sala? Materia ed energia da un lato e informazione dall'altra. Questa sala ha mattoni, immagino che ci sia cemento, immagino che ci sia legno, insomma marmi e cose del genere, e questi sono i materiali, la materia che è riconducibile all'energia, ma questa sala ha anche una forma, anzi, che in un certo senso ha guidato, senza in un certo senso, che ha guidato i costruttori materiali, i carpentieri, i muratori e così via, nel comporre questi materiali. Questa è la forma, l'oggetto formale, il progetto. Quando facciamo le torte, quando fate le torte, perché io non la faccio, ci sono gli ingredienti, che sono gli ingredienti, appunto, e poi c'è la ricetta è l'oggetto formale, la forma. E perché ci sia la torta? Occorrono gli ingredienti, ma occorre la ricetta. I soli ingredienti non faranno mai la torta, come anche la sola ricetta da solo non farà mai la torta. Quindi occorre la dimensione informativa che dà forma, e occorre la materia. Ebbene, quello che dà forma all'essere è esattamente questa logica relazionale che gli antichi greci chiamavano logos, i latini ratio, i cinesi tao, gli egizi mat, sto dimenticando qualcosa, gli indù dharma, gli indù, i buddhisti dharma, ecco, l'ordine cosmico, ciò che ordina, cosmico, cosmo, cosmesi, cosmetico, bellezza. Non significa che siamo in paradiso, lo dicevo prima, che uno è innamorato della bellezza e poi cosa succedeva in giro, però stavo dicendo che questo innamoramento della bellezza, questo innamoramento della giustizia, delle cose, non sono atti eroici, sono secondo me conseguenza della logica naturale dentro cui siamo, sono una risposta responsabile a una logica che ci precede, che ci forma. Ecco, questo volevo dire. E poi la madre, la questione di Bolognini, che sono contento che ha tirato fuori questo capitolo, mezza pagina, anzi, dove forse anche meno di mezza pagina, dove dico: da dove mi viene questo ottimismo? Perché lo chiedo anche a me, da dove mi viene questo sapore positivo nei confronti dell'esistenza? E lo chiedo a me. E guardate che non coincide necessariamente con la fede in Dio.
Perché io conosco delle persone che hanno fede in Dio esattamente perché hanno un sapore, hanno una, come si dice, un atteggiamento pessimista nei confronti della vita. 15 giorni fa ero qui, anzi lì, in quell'angolo lì, è qui perché qui c'era Adriano Prosperi, si parlava di Lutero. Lutero, grande credente, poi qualcuno può stare simpatico, ad altri può stare antipatico, ma grande credente, e lui ha un atteggiamento, crede in Dio a dispetto della vita, esattamente perché la vita è caos e disordine, la ragione è una puttana, scusate l'espressione, ma sto citando. E quindi non c'è l'unica salvezza, in un certo senso, è qualcosa che sia extra vitam, sia fuori dalla vita. Ed è una maniera di affermare la fede a dispetto della vita. E io invece appartengo all'altra modalità di pensare che ritiene che la fede in Dio sia il coronamento, in un certo senso, di qualcosa già di positivo e di sensato e di logico che è questa vita stessa. Ma da dove mi viene questo? Io non lo so, Lutero, che rapporti avessi con la madre, e non sono... Ma per quanto io chiedo a me stesso, io veramente, il grande insegnamento, che non è un insegnamento fatto di parole, non vorrei cadere nel libro cuore in queste cose, non è un insegnamento di mia madre, quinta elementare. Quindi non ci sono parole, così, una persona semplice, un atteggiamento fatto di abbracci, fatto di amore, fatto di presenza, fatto di tempo, fatto di attenzione. E questo probabilmente è questa la molla di questo atteggiamento positivo. Io ne ho parlato anche in un altro libro che si intitola L'anima e il suo destino, che ormai 10 anni mi chiedevo dov'è l'archeologia del bene? L'archeologia del bene, e pensavo e ragionavo appunto delle madri. In ogni caso, venendo alla questione del desiderio, Spinoza, Etica, parte quarta, proposizione 17, il desiderio è l'essenza stessa dell'uomo, e lo ripete altre 2 o 3 volte nell'Etica. Io in questo sono perfettamente d'accordo. Per quello, avete sentito il brano, se si toglie il desiderio, quello che per me è il mio destino non è considerare, cioè stare con le stelle e accettare tutto quello che il mondo ti propone, bensì assiderare. Il desiderio è l'essenza stessa dell'uomo. Io ritengo che il senso della vita spirituale, e capisco le perplessità di Bolognini, le capisco, perché entra in gioco un'altra dimensione probabilmente, che non è più la dimensione psicanalitica e la dimensione spirituale. Il senso della vita spirituale è quello di orientare il desiderio, non di spegnerlo. Ci sono anche spiritualità che vogliono spegnerlo, ma io con queste non vado d'accordo. È di orientarlo. Come si orienta il desiderio? Non desiderando, ma sempre attraverso il desiderio. Innamorandosi di qualcosa di più grande del semplice mio desiderio, perché se io mi fermo al mio desiderio, io, come dire, sono ovviamente prigioniero. Se lo spengo la mia essenza, cosa devo fare? Devo trovare qualcosa di più grande di me e che al contempo però mi contiene, con cui al contempo mi identifico, che è quello che nell'inferno, no, nel senso dell'opera letteraria, Inferno, canto 15, Girone dei Sodomiti, Dante poeta fa dire a Brunetto Latini, rivolto a Dante uomo: se segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Allora qui noi siamo al cospetto di una sottile dialettica che è tua stella, tua, è tua. Il tuo desiderio, la tua stella, è qualcosa di tuo. Non devi seguire la stella del Papa, la stella del segretario del partito, quando c'erano i segretari dei partiti che meritavano di essere seguiti, la stella è così. No, è qualcosa, è tua, e al contempo la devi seguire. Quindi è più grande di te. Qui, secondo me, c'è quella... Lo ripeto, ho usato l'espressione sottile dialettica perché non ne so trovare una migliore, che dice questa cosa che da un lato sei al cospetto di qualcosa che è tuo, con cui ti identifichi, e al contempo però è più grande di te. Desideri, ma non desideri te stesso, desideri qualcosa di più grande di te. E però desiderando qualcosa di più grande di te ti compi, ti riempi, ti stai bene, ti realizzi.
si rompono le mura dell'ego, si rompono le mura dell'ego e ne esce sanato l'io. Perché un conto è dire ego e un conto è dire io, ne esce sanato l'io, che è sanato perché riconosce il tu, perché sa formare noi, ma in maniera, come dire, sana, perché quella maniera che c'è a volte di negare l'ego, che significa anche negare l'io, è malsana, secondo me, perché significa estinguere il desiderio. Non so se ho risposto. Abbastanza, fatto... sì. Ma, dottor Bolognini, è d'accordo anche lei sul fatto che l'ottimismo, quello che Mancuso nel libro chiama l'ottimismo della ragione, no? Perché solo c'è la contrapposizione, c'era il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, lui rivendica invece l'ottimismo della ragione, cioè tutto quello che ha provato un po' a spiegarci adesso, naturalmente in sintesi, che questo ottimismo un po' si offusca quando parla nel capitolo, parla di nichilismo, e dipinge una società, la massa, diciamo, come tendenzialmente in un momento di crisi del sociale piuttosto acuta. Lì a me è sembrato che Mancuso perda un po' del suo straordinario ottimismo e consideri la società gravemente nichilista. Lei è d'accordo su questo tipo di analisi? Dunque, si sente? Sì. Allora... torno un attimo al fatto che siamo qui e che questo dimostra il fatto che la vita abbia prevalso. È vero. Da analista direi che, usando le parole di Freud su Eros e Thanatos, modererei un po' l'entusiasmo dicendo che nel match tra vita e non vita, la vita vince ai punti. Nel senso che diciamo una dura lotta quella tra Eros e Thanatos, e leggo nelle pagine di Mancuso una piena consapevolezza di questo, anche se il mandato vitale ricevuto proprio come un soffio vitale iniziale da chi ci ha trasmesso la vita, sia in senso biologico sia in senso poi accuditivo e di allevamento, è una dotazione potente, ugualmente non è da sottovalutare il fatto che siamo qui, che ci siamo tutti noi che siamo qui, che questi muri stiano su e che ci sia perfino la conservazione della storia sulle pareti, perché tutto quello che c'è sulle pareti è cultura e storia della nostra comunità. Ora, il riconoscimento, diciamo, ecco, se fossi un allenatore di una squadra di calcio direi non sottovalutiamo l'avversario, perché... Thanatos, la distruttività, eccetera, hanno una forza notevole e una seduttività anche notevole. La nostra epoca, qui mi rivolgo alla domanda che mi proponeva il dottor Egidio, la nostra epoca da questo punto di vista mostra, se volete, un diavolo, un Thanatos, una capacità di offuscare le fonti del pensiero di tutto rispetto. Perché sia la tecnologia, sia le illusioni di onnipotenza che ci vengono proposte e di godimento continuo, e di, è un continuo, è qui la festa. In realtà non è qui la festa, ma questa è l'illusione che ci viene passata di momento in momento da tutto quello che si oppone al riconoscere, per esempio, le assenze delle persone noi care. Mi è piaciuto moltissimo il riferimento alla dipendenza, mi è piaciuto come analista, il riferimento alla dipendenza inevitabile quando c'è un legame affettivo, amoroso o comunque affettivo, perché tutti soffriamo quando l'oggetto di relazione non c'è o è assente anche per poco. L'illusione in questa epoca di essere sempre accompagnati da qualcuno o da qualcosa, o attraverso le cuffie della non so neanche come si chiami quell'arnese che ci portiamo dietro se sentiamo la musica per la strada, sul telefonino ormai, o sul telefonino, o comunque le illusioni che ci danno Skype e tutte le altre cose di essere in continuo contatto,
tentano di illuderci che non ci sia la sofferenza. Ecco, se non accettiamo quelle sofferenze, quelle micro sofferenze dell'assenza dell'oggetto, cercando di portare il ricordo dell'oggetto, per esempio, e quindi di tollerare anche i sentimenti di dispiacere, di dolore o di tristezza quando l'oggetto non c'è, che peraltro ci permettono di non essere anestetizzati e di mantenerci sensibili ai sentimenti, ecco, se tutto questo nella nostra attuale società e cultura vengono venduti come qualcosa che ci preserva da qualunque momento di tristezza, ecco, allora siamo messi male. Voglio dire che la prospettiva del riconoscimento e della gratitudine per il fatto che siamo, che c'è vita, e anche l'apprezzamento per gli aspetti aggregativi delle forze, le possiamo chiamare eros, le possiamo chiamare vitalità, che costituiscono la nostra realtà, ecco, questo apprezzamento è veramente molto condivisibile da parte di un analista rispetto alla visione filosofica presentata da Mancuso, così come molti altri passaggi. Sul fatto che poi questo sia così non solo praticabile, ma anche suggeribile e non solo auspicabile, ecco, io sono cauto proprio come analista, perché non so quanti possano orientarsi in questo modo con qualche speranza di successo. Forse in questo Vito è più fiducioso di me e avrà anche le sue buone ragioni. Forse per il lavoro che faccio sono più a contatto con le difficoltà delle persone di mantenere questo tipo di buon legame con quelli che noi analisti chiamiamo gli oggetti interni, cioè le presenze delle cose o persone che sono fonte di calore, di amore e di relazione. C'è un altro punto che voglio sottolineare del libro di Mancuso, che è un punto su cui gli analisti sicuramente, parlo a nome di una categoria, ma credo di poter essere abbastanza sicuro di quello che dico, sarebbero d'accordo con lui, ed è quando parla di relazione, quando parla del potere vitalizzante, creativo e in fondo cosmico della relazione come un valore, un fenomeno perfino, che caratterizza l'area della vita e che viene meno nell'area della morte. Un semplicissimo esempio di questo, anche se sembra un esempio molto concreto, vari esperimenti hanno mostrato come i lattanti sottoposti a regimi di perdita o di separazione, in questo caso dalla madre, muoiono molto più facilmente. Viene meno, e muoiono non per uno specifico semplice fattore biochimico ben preciso, si spengono. Se Mancuso non vuole replicare, cioè intervenire subito, facciamo un'ultima lettura prima di un altro breve giro. Se voglio dire una cosa semplice, una connotazione, diciamo così, del mio ottimismo, che non è un ottimismo ingenuo naturalmente. Io mi sono confrontato col male del mondo, con le malattie genetiche, con l'handicap, e lo faccio continuamente. Quindi è un ottimismo che io amo definire drammatico. Questo è l'ottimismo drammatico. È solamente stando al cospetto del dramma che ha senso poi, e non è a buon mercato avere l'ottimismo. Da questo punto di vista, ed era la cosa, e con questo concludo, il termine che maggiormente mi affascina, forse di tutte le parole che potrei convocare nella mia mente per dire la mia visione del mondo di me all'interno del mondo, non la visione del mondo in maniera statica, uno guarda gli occhi e vede, no, la visione del mondo che si fa e di come puoi contribuire a farlo, perché siamo all'interno di un processo, qualcosa si fa, no? Continuamente si fa. Non c'è il mondo lì e io qui, ci sono io dentro il mondo che si fa. E allora, qual è la parola, la mia stella, se segui tua stella, qual è la parola che esprime meglio questa stella per me? La parola è armonia.
Ma attenzione, noi italiani scriviamo armonia. Cioè, cosa vuol dire? Scriviamo armonia senza H, non c'è l'H, perché non l'abbiamo, ma gli inglesi ce l'hanno, i tedeschi ce l'hanno, i francesi ce l'hanno, i portoghesi ce l'hanno. E perché ce l'hanno loro l'H? Ma perché c'è in greco c'è l'alfa con lo spirito aspro. Capite cosa sto dicendo? Per designare la parola che maggiormente dice la relazione, il compimento della relazione, la lingua greca, che è veramente, come è stato definito, geniale, perché è ancora prendiamo benzina da loro, la lingua greca ha posto lo spirito aspro e le lingue, alcune lingue lo conservano mediante l'H. Quindi cosa vuol dire? Che tu puoi fare armonia, ar è qualcosa che ti dice che azione, per esempio arto superiore, arte, artigianato, ar è un prefisso indoeuropeo che dice azione, monia, monos, azione che crea unità. No? Che crea qualcosa di unico, di monos, qualcosa di una monade, qualcosa di unitario. E questa è l'azione dell'armonia. Ma questo avviene sudando, lavorando, facendo fatica, a volte perdendo, a volte essendo sconfitti. E qualcuno può avere armonia perché qualcun altro è stato sconfitto. Sapete uno dei libri, e chiudo, per me, che su cui ritorno spesso? Adesso non ci ritorno spesso perché mia figlia me l'ha preso e devo andare a riprenderlo da lei. Le lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, che è un libro di una spiritualità e di una potenza spirituale e politica immensa. Quella è l'armonia, ma è un'armonia che costa, ottimismo drammatico, non è niente, è gratis in questo mondo. E però tu puoi scegliere se contribuire col tuo lavoro a questo processo che introduce energia positiva oppure no. Sentiamo gli attori. Critica del desiderio. La questione è molto semplice. Per giungere a essere felici, il desiderio va coltivato o va annullato? Immagino che la gran parte ritenga che vada coltivato, visto che istintivamente tutti sentiamo che sarebbe impossibile vivere senza desideri, perché è il desiderio che ci spinge. Se venisse a mancare, si spegnerebbe in noi quella scintilla che alimenta lo slancio vitale. La vita è in quanto si muove, ma si muove in quanto desidera. Quindi per vivere occorre desiderare, non è così? Coltivare il desiderio, però, significa inevitabilmente esporsi a un compito infinito, perché non si finisce mai di desiderare. Avuta una cosa, se ne vuole subito un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra ancora. Viviamo per accumulare, solo che noi, a differenza degli accumulatori elettrici, accumulandoci scarichiamo. Caricandoci di tensione verso quanto sta fuori di noi, ci scarichiamo di energia vitale e ci assoggettiamo alla dittatura del desiderio, che nella sua insaziabile voracità vuole sempre più oggetti, sempre più emozioni, sempre più viaggi, sempre più. Il risultato è che non ci troviamo mai bene là dove siamo e con ciò che abbiamo, ma viviamo costantemente fuori di noi, inquieti, frenetici, insoddisfatti. È la più perfetta alienazione. Per liberarsi da questa prigionia della mente, vi è chi ritiene che il desiderio non vada per nulla coltivato, ma al contrario, disciplinato e alla fine nullificato, perché solo liberandosi dal suo imperio si può giungere a essere soddisfatti del presente e quindi, almeno un po', realmente felici. In effetti, è logico. Se non vi sono più desideri che ci portano fuori di noi, noi ci sentiamo appagati del presente e otteniamo la piena conciliazione. A voi piacerebbe essere così? Dico, così appagati qui e ora, senza più desideri nella perfetta quiete di chi non cerca più nulla. Come un eterno grazie che sempre sorride? Vi piaccia o no, sappiate comunque che anche questa condizione ha i suoi limiti. Essa, infatti, nella sua totale adesione al presente,
finisce per risultare inevitabilmente incapace di immaginare e creare un futuro diverso. È il prezzo che si paga per una piena e soddisfatta adesione al qui e ora e per la conseguente assenza di tensione verso l'alterità. Se invece voi, per una qualche ragione, continuate a tendere fuori di voi perché il presente, vostro o altrui, non vi appaga, da un lato attiverete il desiderio che immancabilmente vi destabilizzerà, ma dall'altro lato sarete in grado di immaginare una condizione migliore e così di incidere sul presente creando futuro. Che fare quindi? Grazie. Allora, siamo in chiusura e il libro si chiude con quella che Mancuso chiama una sorta di lista della spesa, un decalogo ampio di brevi suggerimenti pratici, diciamo, di vita quotidiana, di piccoli esercizi che possiamo, sui quali possiamo misurarci ogni giorno. Chiedo a Bolognini di sceglierne uno e di dirci perché, insomma, è quello che lo ha interessato di più. Io scelgo non usare mai un termine di cui non si sia indagato e chiarito il senso, facendo giornalista, diciamo, mi sembra un buon consiglio. E poi chiudiamo con Mancuso, se ne vuole scegliere uno, se vuole, o se ci vuole salutare con un consiglio per la lettura. Dottor Bolognini? Sì, ho letto con estremo interesse la lista dei consigli per la spesa. Questo fa parte dello stile di Mancuso, lo sottolineo un'altra volta, perché Mancuso parla in una maniera assolutamente non solo comprensibile ma anche godibile da tutti. Ha una facilità di sintonizzarsi con i livelli di comprensione delle cose che è rara. La lista della spesa io la sottoscrivo tutta, faccio prima dicendo che mi piacciono tutti questi elementi. Ce n'è uno sul quale avrei qualcosa da ridire, ma immagino che anche lì potremmo aggiustare reciprocamente il tiro su quello che lui voleva dire e su quello che io ho capito. Però, giusto per essere sinceri fino in fondo, lui raccomanda 3 volte di sorridere. Sorridere, dice, anche quando non c'è motivo per farlo, e il motivo arriverà. Ecco, qui io sono un po' più cauto, nel senso che capisco cosa vuol dire. Lui non dice di sorridere in modo beota, sempre e comunque, qua e là, qualunque cosa succeda. Se uno, per esempio, sta per entrare in sala operatoria, non gli chiederei uno sforzo di questo genere. Ecco. Lui dice, naturalmente, cerca di cogliere gli aspetti potenziali, positivi, con fiducia. E quindi, ancora una volta, se vogliamo, è il capitale, il patrimonio interno dato dalle figure interiori che lo rende sufficientemente fiducioso, io lo intendo così. Ecco. Ma come analista, appunto, io sono un po' più, una volta di più, un po' più cauto, perché so che c'è un rischio che è quello della negazione, o addirittura del diniego rispetto a Thanatos, o rispetto ai sentimenti negativi. Quindi io lì seguo Vito a qualche metro di distanza, diciamo, pronto nel caso a dirgli sì sì, benissimo, però occhio. Ecco. Ma anzitutto una parola sulla lista della spesa, ma semplicemente che l'ho chiamata così, semplicemente per dire che pensare è funzionale alla vita. Il pensiero, quando è vero, è pensiero della vita, è alla vita, viene dalla vita e ti riconduce alla vita. È una maniera di vivere, non è una cosa. E quindi io ho voluto concludere il libro proprio con
una serie di indicazioni che sono negli anni ho raccolto per me stesso e che adesso ho deciso di pubblicare. A sceglierne uno, io non lo so cosa devo scegliere, leggo una sequenza qui che sono quelle che riguardano forse più proprio il pensare. Condurre con ordine i pensieri, fare attenzione al linguaggio proprio e altrui, fare attenzione al tono di voce proprio e altrui, non usare mai un termine di cui non si sia indagato e chiarito il senso, dialogare, discutere, esporsi alla confutazione, non voler vincere né convincere. Nella vita del pensiero essere sempre sinceri, non mentire mai. Distinguere le bugie, talora necessarie nella quotidianità, dalla menzogna. Detestare l'arte di ottenere sempre ragione. Detestare l'utilizzo del pensiero come arma. Istituire la mente come una bilancia, chiedersi il valore della tesi avversa e rispettarla, capire chi è il tuo avversario, distinguere l'avversario dal nemico, avere avversari, non avere nemici, allargare l'anima, fare spazio a tutte le idee, non temerne nessuna, indagarle tutte, diventare non violento anzitutto nelle emozioni e nel pensiero. Grazie a tutti. È possibile, mi informa Romano Montroni, avere le copie firmate venendo qui al banco. Grazie, arrivederci.